Pio Pavone, referente dell'UTAP di Penne, da oggi partono un po', come dire, questi festeggiamenti per il raggiungimento di 10 anni di lavori. Come si sta lavorando specialmente in questi anni di crisi per la sanità? Noi praticamente abbiamo portato avanti un programma che a livello nazionale siamo stati tra i primi a farlo in Abruzzo insieme con un'altra struttura che è quella di Scafa, e in questi anni chiaramente abbiamo dovuto lottare con tante difficoltà, ma come vedete abbiamo ottenuto qualche risultato e ora chiaramente vorremmo migliorare questa situazione. Oggi facciamo un incontro proprio per questo motivo con un responsabile della rete delle cure domiciliari della Toscana, delle case della salute, il dottor Nedo Vennuti, proprio per vedere che tipo di sviluppo possiamo avere anche noi, perché la cosa più semplice è quella di vedere quello che gli hanno fatto gli altri per poter migliorare e non rimanere nella stagnazione, anche perché la situazione sanitaria locale è quella che è, chiaramente il contributo che potrebbe dare almeno nell'area territoriale la medicina del territorio, se non la perdiamo e possiamo ottenere il meglio, è la cosa che sicuramente fa piacere a tutti, sia la cittadinanza che a noi che siamo operatori in questo settore. Cosa si può prendere da questo incontro con il referente della Toscana, cioè quello che manca a questa UTAP di Penne? Allora, sono fondamentalmente tre gli aspetti. Uno è l'aspetto economico, cioè come budgetizzano o come comunque portano avanti, implementano. L'altro è il tipo di management, quindi di organizzazione che loro fanno e quindi i risultati che hanno avuto. E l'altro è il tipo di rendicontazione di quello che si fa in Toscana, è quello che facciamo noi. Lì praticamente si è costituita una rete, così anticipo un pochettino, una vera e propria rete sociosanitaria, di cui il dottor Nedo Vennuti è il responsabile della Toscana Centro. Quindi se il dottor Nedo Vennuti ci illustra un attimino e ci dà delle dritte sulle cose da poter fare anche da noi, è più semplice piuttosto che doversela inventare, perché copiare quello che hanno fatto gli altri e hanno migliorato la loro situazione è la cosa che tutti quanti ci auspichiamo di poter fare con semplicità, e quindi è un messaggio che tutte le istituzioni possono raccogliere e attorno ad un tavolo poi sentirci per poter vedere cosa fare, perché l'accordo con la ASL per noi scade questo mese di dicembre, quindi rinnovare questo contratto con una budgetizzazione, con un accordo pluriennale, non più di breve periodo e non più sperimentale, oppure sperimentale nel senso che praticamente queste cose valgono e quindi sono bene accette per come sono state fatte qui nella nostra UCCP. Parlavamo poco fa di repte e di team, di squadra, quindi la squadra è fatta da tanti operatori, a noi manca ancora tanto il sociale. C'è un problema gravissimo, che è quello invece della struttura del presidio ospedaliero per acuti, che viene in parte ridotta gravemente rispetto alle aspettative che noi avevamo in questo territorio, e quindi certe situazioni che potevano essere aggiustate, risolte, trattate in loco, oggi vediamo che invece diventiamo una specie di gruppo che deve mettere, come dire, una pezza a cose che mancano, e questo quando una persona deve lavorare velocemente e lavorare per cose che neanche sono strettamente di sua competenza diventano situazioni difficili. Qui a Penne per festeggiare i 10 anni dell'UTAP di Penne e portare la sua esperienza della Toscana. Sì, in Toscana la Casa della Salute è una realtà territoriale che si sta concretizzando. La Regione ha fatto delle delibere che prevedono la costituzione di numerose Case della Salute, viste come il primo punto dove il cittadino trova la sua assistenza di base. Quindi è dove trova un'assistenza integrata tra sociale e sanitario, dove tutti i servizi sono messi insieme. Nella nostra esperienza i servizi distrettuali, i servizi dei medici di famiglia lavorano insieme agli infermieri, sono tutti uniti, di modo che lì il cittadino entra, normalmente i suoi problemi sono risolti a quel livello. Quando ci sono dei problemi più importanti, all'interno della Casa della Salute c'è già l'instradamento verso i percorsi specialistici, verso i percorsi ospedalieri, che indubbiamente devono restare e devono essere presenti sui territori. Come si è partiti per avere un servizio poi così funzionante e così importante?
Allora, dire che funziona da tutte le parti, verrei qui a vendervi delle cose che indubbiamente non posso fare. Si è partiti considerando che se si vuole far funzionare l'ospedale bisogna far funzionare il territorio. E quindi si è pensato anche a mettere risorse per sviluppare il territorio, perché è assurdo pensare di investire risorse soltanto in ospedale e poi restare inerti di fronte al fatto che di notte, di sabato e di domenica non ci sia uno sul territorio che risponde ai tuoi bisogni. Quindi se si vuole far funzionare l'ospedale, facciamo funzionare il territorio. Siamo partiti da questi e i sindaci hanno chiesto anche investimenti per il territorio e da questo è partita anche la costruzione di nuove strutture. Su un territorio che era il mio territorio in precedenza, che è quello di Empoli, 260.000 abitanti, c'è stato un investimento della ASL e dei comuni di circa 12 milioni di euro per costruire nuove sedi di case della salute. In altri casi sono stati sfruttati quelle che erano le strutture distrettuali che erano già presenti sul territorio. Ma poi perché secondo lei in certe regioni, come diceva lei, funziona di più che in altre? Perché bisogna anche che la popolazione creda in certe cose, che capisca che l'assistenza territoriale è importante. Una popolazione dovrebbe tendere ad avere vicino i servizi di prossimità. Poi i servizi specialistici vanno fatti da altre parti. Se si continua a lottare, come a volte viene fatto, per il servizio specialistico messo da tutte le parti, si sprecano risorse. Invece le risorse sulle quali dobbiamo premere sono le risorse di prossimità. Resto meravigliato dal fatto che in questo paese, se ci si confronta con i paesi europei, la notte non c'è un'assistenza infermieristica, non so qui in Abruzzo, ma da noi c'è soltanto per i casi più complessi. Di sabato e di domenica c'è un medico di guardia medica che conosce i dati che gli racconti te, non è unita ai medici di famiglia. Questo all'estero non c'è. Quindi lo Stato potrebbe fare in modo di mettere in questo settore le risorse per farlo funzionare, perché ripeto, l'ospedale per acuti, che dove si resta sempre meno tempo ricoverati, dove viene fuori malati sempre più complessi, cronici che vengono dimessi, e se non c'è il territorio che cosa si fa? Bisogna aggiornarsi per i tempi che sono. Siamo già indietro. Io, cioè, dovendo organizzare nella ASL Toscana Centro i servizi territoriali, chiaramente mi sono guardato quello che succede nelle altre parti d'Europa e qui con i servizi territoriali siamo indubbiamente la cenerentola dei paesi europei di un certo livello, chiaramente. Se ci si confronta con la Germania, con la Francia, l'Inghilterra, tutti i Paesi Bassi, dove non parliamo poi della Scandinavia, dove i servizi territoriali sono un punto fermo. Il cittadino inglese sa che cosa c'è sul territorio. Qui sul territorio molto spesso si va dal medico di famiglia che sta nei propri ambulatori, si va dall'infermiere che sta da altre parti, si va dall'assistente sociale, perché è importante anche avere l'assistente sociale che lavora insieme, avere un'equipe che lavora insieme, perché oggi la patologia complessa deve essere presa in carico da gruppi di professionisti, non è più il singolo professionista insieme. E se si fanno lavorare sotto lo stesso tetto è importante. Tutto questo è importante perché ormai 20 anni fa si è evoluta fortemente l'Unione Europea e non possiamo restare indietro agli altri paesi. Bravo, ma anche perché questa è una logica, perché a volte dell'Europa abbiamo preso le cose peggiori. Io dico che un certo tipo di burocrazia l'abbiamo preso dall'Europa e ci siamo adeguati. Su questo mi sembra che siamo restati un po' indietro. Anche per colpa, io sono medico, anche per colpa di certe prese di posizioni un po' lobbistiche di certi professionisti. C'è una data importante che lei ricordava ed è il decennale dell'UTAP. Il decennale dell'UTAP lo ritengo un passaggio importante perché l'UTAP di Penne è stata una delle prime a sorgere, quindi è stata un'esperienza veramente che ha aperto la strada ad altre realtà che poi hanno seguito la stessa iniziativa. Si è riusciti quindi a concentrare in uno stesso luogo i medici curanti, i quali mentre prima operavano tutti in maniera isolata e singola, adesso invece cooperano tra loro e tutto questo non può andare che a vantaggio dei cittadini utenti. Che valenza ha o che importanza ha questo centro quando anche gli ospedali a volte sono al collasso? Ecco, l'UTAP ha proprio questo, lo scopo è quello di
filtrare gli accessi in ospedale in maniera tale che i pazienti che fanno ricorso alle cure ospedaliere vengano selezionati e si faccia in modo che soltanto quelli che realmente hanno bisogno possono essere ricoverati. Tutti gli altri invece possono essere gestiti con molta più semplicità e soprattutto con un risparmio di energie economiche a livello di cure dei medici generali, dei medici di famiglia. 10 anni sono tanti, ma devono essere considerati il punto di partenza per fare in modo che questa realtà, andando avanti, possa trovare nuove energie e fare in modo che gli utenti, come dicevo prima, possano sempre meno rivolgersi agli ospedali e trovare soddisfazione a livello locale con le cure, soprattutto che vengono prestate dai medici di famiglia, dai medici che meglio di tutti conoscono le problematiche di ciascun paziente.